Salve a tutti, sono Raffaella Porfido, educatrice professionale della RSA Simone Calabrese di Sant'Eramo in Colle. È stato un piacere ospitare Gaia, Gabriella e Claudia e di aver trascorso insieme a loro alcuni momenti della nostra quotidianità. La loro presenza, grazie al progetto Erasmus, ha permesso di mettere in confronto i due mondi completamente diversi, due mondi che molte volte sono in conflitto tra di loro, il mondo degli anziani e quello dei giovani, promuovendo la trasmissione e la conservazione della memoria storica, ma nello stesso tempo, promuovendo la reminiscenza attiva, con un duplice scopo, uno come, forma terapeutica per l'anziano e l'altro come forma appunto di memoria storica per la comunità. Infatti, la possibilità che è stata data ai nostri anziani di poter raccontarsi e quindi di momenti di inclusione sociale ha permesso loro di accrescere l'autostima e di conseguenza di migliorare la loro qualità del benessere psicologico. Per le ragazze, invece, è stato un momento, un modo per scoprire come si viveva una volta. Quali erano le tradizioni, gli aneddoti, e quindi recuperando la memoria dei tempi passati e assaporando la dolcezza senile con dei gesti, dei sorrisi e delle carezze. L'approccio che le ragazze sin da subito hanno avuto nei confronti della persona anziana è stato molto gentile ed empatico, una caratteristica molto difficile, soprattutto quando si entra in un contesto completamente nuovo e quindi diverso. Ed è stato proprio questo che mi ha colpito molto durante questa esperienza, ovvero vedere le ragazze che ascoltavano la persona anziana e quindi la naturalezza nell'esposizione delle domande e la curiosità nelle risposte. Infatti, vedere le anziane raccontare e lo stupore che si leggeva negli occhi delle ragazze nell'ascoltare, nell'ascolto, è stata una bella emozione. Infatti, imparare ad ascoltare le anziane non è semplice. Perché molte volte ripetono più volte sempre lo stesso concetto oppure utilizzano un linguaggio completamente diverso dal nostro, però ciò che bisogna imparare è far tesoro di quelle che sono le loro esperienze, il che non è molto facile, non è semplice, molte volte non lo si vuol fare, ma se noi impariamo a farlo e quindi a dare un valore ai loro consigli ci accorgiamo che la terza età non è soltanto una tappa evolutiva, ma è un valore aggiunto di saggezza, perché appunto gli anziani sono una grande risorsa e possono essere un grande aiuto per noi giovani. Io vi ringrazio, spero che questa esperienza abbia portato qualcosa di positivo alle ragazze e vi auguro una buona giornata.